Eccoci nuovamente in studio, siamo giunti allo spazio dedicato al magazine, il lunedì, incentrato interamente sullo sport e ci occupiamo di pallamano, Serie A femminile, niente da fare per la matricola Scena che sabato scorso è stata sconfitta nettamente dal Salerno. Grazie ad una prestazione sopra le righe, il Salerno ha centrato il successo pieno sabato scorso in trasferta contro la matricola Scena. Vittoria che per le campane significa il primo posto in classifica, pari punti con il Coversano dopo solo due giornate di campionato. Lucide, determinate e compatte, così sono scese in campo le ospiti che senza tanta fatica hanno concluso la prima frazione in vantaggio di 4 reti, 14-18 il parziale. Le altotesine hanno tentato la reazione, ma la corazzata di mister Salvatore Cardaci si è rivelata impenetrabile. Il match si è chiuso con la vittoria del Giomi Salerno per 23-34, una partita mai messa in discussione con le campane che hanno mostrato in campo una maggior consistenza tecnica. Questa squadra negli ultimi 5 anni ha vinto 4 scudetti, che vuol dire che è una delle più due forti col Conversano e poteva finire anche in un altro modo. Per noi era la prima partita, la prima esperienza in casa qua con una squadra così forte e penso che quei 11 gol non sono così tanti. Abbiamo sbagliato all'inizio perché troppo rispetto, 8-2 era, e poi abbiamo visto che anche noi possiamo giocare a pallamano, siamo capaci, e poi penso che è stata una bella partita, anche loro non è che era così facile per loro. Si prospetta per le ragazze allenate da Karl-Heinz Schösg una prima parte di campionato tutta in salita. Naturalmente per la compagine altoatesina ci sono ampi margini di miglioramento, l'obiettivo resta chiaramente la salvezza. Naturalmente vogliamo la salvezza e con queste squadre non penso che non possiamo fare i punti, ma ci sono altre 2-3 squadre, 4 squadre dove in casa possiamo ben fare il risultato, e anche fuori casa naturalmente proviamo e speriamo che non arriviamo all'ultimo posto fino alla fine. Sabato prossimo le altoatesine torneranno in azione in occasione della terza giornata di campionato, questa volta in trasferta contro il Teramo. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio per occuparci di basket. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. E allora eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con il basket femminile, secondo stop consecutivo per il Bolzano nel campionato di Serie B. In casa contro il Trieste, le biancorosse in vantaggio fino a 7 secondi dalla fine si fanno rimontare e poi crollano nell'overtime. Se la sconfitta nella prima di campionato di Serie B poteva essere imputata ad una preparazione ancora incompleta, per lo stop al Palaresia contro l'Oma Trieste, le ragazze della Pallacanestro Bolzano, Casaificio, Lessinia possono solo recitare il mea culpa. In vantaggio di 2 punti a 7 secondi dalla fine, le biancorosse hanno prima sprecato un tiro dalla lunetta e sulla rimessa da centrocampo hanno perso palla, regalando alle ospiti la possibilità del pareggio realizzato proprio al suono della sirena. Nei supplementari le triestine hanno messo a segno il doppio delle bombe rispetto alle bolzanine e il match si è chiuso 67-63 per le ospiti, che ringraziano e portano a casa i primi punti della stagione, lasciando ancora a 0 le ragazze di coach Maione. L'errore è stato, come posso definirlo, banale, forse per superficialità, per troppa confidenza, un errore che ci è costato caro, però avevamo altri 5 minuti, eravamo avanti anche nei 5 minuti supplementari. È che siamo indietro di condizione, ma senza cercare alibi. Ogni tanto sbagliamo, abbiamo delle amnesie, speriamo di correggerle durante il campionato. Sono tutte partite alla nostra portata, però sono arrivate 2 sconfitte.
All'allenatore Bozzanino dunque il compito di ridare morale e fiducia ad una squadra fin qui decisamente sprecona e anche sfortunata. L'autostima manca a questa squadra che in certi momenti recupera 10 punti in un minuto e poi fa degli errori banali, oltre al fatto che oggi mancavano due belle pedine importanti. Bolzano dunque ancora a secco di punti dopo due giornate, al pari di altre quattro squadre, e che nel prossimo fine settimana è atteso da un Ponzano col dente avvelenato per la sconfitta casalinga per soli due punti contro il San Martino. Ed è tutto anche per lo sport, spazio al meteo. Domani il territorio sarà interessato da un'alta pressione con masse d'aria poco umida. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche nebbia di breve durata in Valpusteria al mattino e qualche nube in transito in giornata. I valori previsti: Silandro 5,19, Merano 6,22, Bolzano 8,23, Vipiteno 2,14, Bressanone 6,19, Brunico 2,17. L'evoluzione ulteriore è piuttosto incerta, probabilmente anche mercoledì sarà presente il sole, mentre nella notte successiva il tempo potrebbe essere temporaneamente più instabile. Per giovedì e venerdì si prevede ancora tempo soleggiato con valori termici in contenuta diminuzione, mentre sabato ci sarà maggiore variabilità. È tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it. Vi ricordo anche che è attivo il nostro profilo Facebook. L'informazione ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.